Bene amici di HD Blog, oggi proviamo LG G Pro Lite. Lite nella dotazione hardware, nel prezzo non è tanto light, nelle prestazioni andiamo a scoprirlo insieme. E andiamo a scoprirlo, il nostro LG Pro Lite. Prima di tutto devo ringraziare un utente, un amico che me l'ha prestato per questa recensione. È stato comprato da Media World, scontrino e prova d'acquisto presente. Cavo dati USB, micro USB, poi la classica il classico caricabatterie da viaggio con l'uscita USB e il cavo cuffie auricolari stereo, devo dire di buona fattura. Andiamo a scoprire il telefono, andiamo a togliere la scocca posteriore, c'è un incavo qua in un angolo, vediamo se lo trovo, per aprire la scocca posteriore. Batteria rimovibile da 3140 mAh, abbiamo il vano per la SIM in formato standard e qua la micro SD. Chiudiamo il tutto, fotocamera posteriore da 8 megapixel con il flash LED, ovviamente con autofocus. Scocche posteriori in plastica, come vedete si lasciano molte ditate, però la texture 3D di LG è presente anche su questa scocca, devo dire che a me personalmente piace. Nel frattempo accendo il telefono col tasto posto qua a destra, posto in maniera intelligente perché come vedete il telefono è grande ma va a cadere proprio dove cade il pollice. Fotocamera anteriore una 1.3 megapixel. Sopra abbiamo qua il pennino, che è un normalissimo pennino capacitivo, poi nel corso della prova vediamo cosa ci si può fare. Il secondo microfono, la porta infrarossi per comandare apparati infrarossi, il jack per le cuffie, qua sulla sinistra un pulsante personalizzabile, si può far partire qualsiasi applicazione premendo questo pulsante, poi i pulsanti per alzare e abbassare il volume. Qua sulla destra, oltre al pulsante di accensione e spegnimento blocco, non c'è niente. Sotto due altoparlanti stereo, il primo microfono e il jack per la micro USB. Il telefono si è acceso, anche qua abbiamo la presenza del toc toc per spegnere il telefono e anche per accenderlo. Il problema è che per accenderlo funziona una volta su tre, guardate, qua per esempio adesso non funziona proprio, proviamo col pollice. Ha deciso che durante la prova non funziona neanche una volta su tre, però nell'uso quotidiano devo dire che molto spesso purtroppo fa cilecca, anche premendo dove dice il telefono, ovviamente al centro. Sblocchiamo il telefono e vediamo subito come LG abbia installato due launcher, Home e Easy Home. Cos'è? Attiviamo prima Easy Home, è praticamente una schermata semplificata per poter far usare il telefono alle persone magari meno avvezze agli smartphone. Abbiamo solamente questa schermata, non possiamo spostarci né a destra né a sinistra, vedete impostazioni veramente basiche, si può andare però a tutte le applicazioni che sono comunque presenti e ci sono questi link rapidi oltre a un link personalizzabile, ma quello che ci interessa di più diciamo che è la home classica, e allora la attiviamo. Vi parlo intanto di dimensioni: 150,2 x 76,9 x 9,4 mm di spessore, 161 grammi, quindi da tenere in mano è abbastanza ergonomico, se non fosse per la dimensione che ovviamente fa sì che con una mano sia quasi impossibile da usare. Batteria, vi ho detto prima, 3140 mAh, uno dei punti forti di questo telefono. Sono arrivato a sera, oggi giornata stress classica, e guardate, ho ancora il 40% di batteria, quindi una batteria devo dire che dà grosse soddisfazioni. Display 5,5 pollici di diagonale, 960x540 pixel, purtroppo solo 200 ppi e un secondo purtroppo perché manca il sensore di luminosità. Per alzare e abbassare la luminosità bisogna tirare giù la tendina e andare a spostarsi a destra e a sinistra con il cursore per regolare manualmente la luminosità. Andiamo a vedere come sono resi i colori dal display. Andiamo nella cartella classica di test, questa la palette colori, ve la metto in orizzontale. Devo dire che i colori non sono male, questo è un display IPS, guardate anche questa foto, i neri sono buoni anche se lo alziamo al massimo. Questa la foto delle cabine, si vede un po' la definizione bassa perché le linee
inclinate, vedete, sono un po' tratteggiate, guardate qua sopra l'architrave della porta della cabina. Questa è l'immagine della griglia e qua le matite. Allora, fin qui direi tutto bene. Dove iniziano a scricchiolare i 200 ppi? Quando iniziamo ad entrare in, per esempio, nel testo, nei messaggi, quando abbiamo, ecco, adesso qua, visto che ho attivato il secondo launcher, vedete le scritte sono enormi, ma tendenzialmente io uso le dimensioni dei caratteri al minimo, e quando si usa al minimo, guardate come le scritte siano poco definite e ovviamente si vedano i pixel. Vi parlo poi della parte dei tasti touch qua sotto, che purtroppo anche qua non sono retroilluminati, di notte è un po' problematico andare a trovarli, e non hanno nemmeno il feed della vibrazione, che non si può inserire. Bello invece il LED di notifica che si accende attorno al pulsante centrale. Come al solito molto personalizzabile il launcher di LG, si possono cambiare i temi, le icone possono essere modificate tenendo premuto e tenendo poi schiacciato il pennellino, si possono inserire qualsiasi icona o creare icone da nostre foto, quindi molto personalizzabile, possibilità di modificare il numero delle pagine oppure aggiungere applicazioni e widget in questa maniera molto 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 semplice. LG sdogana il processore MediaTek su prodotti che non siano di provenienza solamente cinese, perché qua abbiamo un MediaTek MT6577 dual core da 1 GHz, però Cortex A9, quindi non Cortex A7, e performance abbastanza buone, le andremo poi a vedere nel corso della prova. Purtroppo Android rimane alla 4.1.2, probabilmente la personalizzazione di LG su Android è pesante, quindi non riesce molto a star dietro agli aggiornamenti software di Google. Abbiamo 1 GB di RAM e 8 GB per l'utente. Andiamo a vedere l'archiviazione, rimangono a disposizione 4,67, e ovviamente si può installare una scheda SD, però non si può rendere la SD predefinita per installare applicazioni. Torniamo indietro. HSPA 4 bande 7.2 megabit per secondo in download, 576 in upload, Edge 4 bande. Abbiamo le solite personalizzazioni di LG che a me sinceramente piacciono molto, per esempio l'archiviazione wireless, quindi la possibilità di vedere il telefono in rete, in una rete locale, e copiare i file direttamente via wifi. Poi è presente anche lo smart share beam di LG, ovviamente wifi BGN, hotspot wifi direct, non è Miracast, al bluetooth però 3.0. Queste sono le possibilità. Ecco, no, vi voglio far vedere come LG è uno dei pochi produttori che consente il blocco sul 3G o sul 2G separatamente. Questa è una cosa che non è male. Qui le possibilità di modificare il suono, purtroppo vi ho detto prima non può vibrare qua sotto i tasti. Il LED qua è personalizzabile sia nella luminosità, guardate tra l'altro molto bello il LED, l'effetto quando si accende, e la possibilità di accenderlo o spegnerlo in base ai vari eventi. Il toc toc che io ho attivato, la possibilità di utilizzare con una mano modificando queste impostazioni, quindi si può spostare a destra, a sinistra il tastierino, la tastiera e il blocco schermo touchscreen quando usiamo una nostra sequenza di accesso. Quick button, come dicevo prima, è personalizzabile, si può attivare qualsiasi applicazione premendo qui sulla sinistra, ma veniamo a bomba, come funziona? Allora, molto buona la connettività di rete, andiamo subito a provare una chiamata, chiamiamo il 190, veloce tra l'altro la ricerca in rubrica, però avete visto numeri e display e tasti, diciamo, enormi, tasti a display, siamo a volume. Allora, devo dire che il viva voce è veramente molto molto potente grazie alle due casse stereo. Invece la ricezione l'ho trovata leggermente sottotono, un po' ballerina, vedete anche adesso è passata da 5 tacche a 3. Il wifi invece non mi ha dato particolari problemi. Vi parlo adesso di parte SMS MMS, entriamo qua, andiamo nei messaggi, scriviamo un nuovo messaggio di testo. Allora, tastiera. Purtroppo nella tastiera, intanto scrivo, nella tastiera standard di LG, questa non è quella di Android, abbiamo sì i tasti numerici in prima funzione e mi piace, sì la possibilità di scrivere con la traccia, ma purtroppo non abbiamo la possibilità di
utilizzare il feedback della vibrazione. Dobbiamo usare la tastiera Google standard oppure altre tastiere che permettono questo. Purtroppo con quella standard di Android non si può fare. Possiamo modificare i temi della tastiera, decidere se utilizzare i numeri in prima funzione o meno, quindi personalizzabile e anche, devo dire, abbastanza veloce, se solo il feed dell'audio quando andiamo a utilizzarla. Invece un plauso per il client email classico. Perché? Perché quando lo vado ad aprire mi accorgo che posso fare il pinch out, nonostante non sia una versione KitKat di Android. Quindi LG ha lavorato molto sul suo client, che sia così affezionato al suo client che non vuole aggiornare la 4.4, ma non lo so. Torniamo indietro, IMAP e POP gestite alla perfezione. Andiamo a vedere come gira internet. Andiamo su hdmotori.it. Lasciamo aprire il sito, intanto per alleggerirlo un po', magari ce l'avevo già aperto, tra l'altro chiudiamo altri siti, ecco qua. Apriamo questa news. Devo dire che la fluidità e il pan sono molto buoni, tra l'altro personalizzazione di LG con la barra qua sotto. Andiamo in questa news, il social test drive di HDMotori. Abbiamo provato una Prius Plus in 7 recuperando 5 volontari da Facebook. È stato un test drive molto carino, vi invito ad andare a leggerlo. Vediamo qua sotto, si dovrebbe aprire Discus, forse. Sta ancora caricando, ecco qua. Ci siamo quasi. Sono sotto il mio wifi con banda a 100 megabit per secondo, quindi i ritardi sono dovuti al telefono. Ci mette un po' tanto a caricare Discus, la pagina è pesante, ok, ce l'abbiamo fatta, entriamo dentro, proviamo a scrivere. Allora, la tastiera non rallenta, se voglio spostarmi nel testo direi che non ci sono grossi problemi, riesco a farlo tranquillamente, quindi viene gestito bene. Diciamo che i MediaTek tendenzialmente gestiscono molto bene il web e questo telefono ne è un po' la riprova. Fantastico, come non detto avete visto mi ha sbattuto fuori, no, in realtà è la prima volta che succede, però il bello della diretta, come sapete, io non taglio mai le mie prove. Dopo aver visto il browser web, proviamo col gaming, Real Racing 3. Un pochino di banding orizzontale sul display, non so se riuscite a vederlo, probabilmente dato, non so se dalla bassa definizione del display, che appunto è 960x540 pixel, che su questa diagonale si spalmano un pochino. È un po' lento ad aprirsi, il MediaTek fa quello che può, però come avete visto nell'uso quotidiano il file è buono, cioè girare tra i programmi, usarlo normalmente per telefonare, anche per navigare in internet, devo dire che nell'uso quotidiano non mi ha dato grossi problemi di lentezza questo MediaTek a 1 GHz. Ok, grazie. Adesso ci farà girare a sinistra il dispositivo, poi a destra, ci farà toccare il freno e ci farà toccare la camera. Il gioco ha recepito la bassa potenza del processore e ha escluso la visuale negli specchietti. Proviamo intanto ad alzare anche un po' il volume. Molto sensibile l'accelerometro, che non ho calibrato prima della partita. Qualche scatto c'è, nulla di trascendentale, il gioco risulta comunque giocabile, perde qualche frame, ripeto, non stiamo giocando alla massima definizione. Usciamo come faccio sempre da questo gioco in maniera brutale e vi parlo di parte multimediale. Tra l'altro questo launcher mi piace perché avete visto, stanno 7 icone dentro alla dock. Buzz che ci guarda, ci sorride e noi allora lo fotografiamo. Devo dire che lo scatto non è rapidissimo, ma le foto vengono decisamente bene. Possibilità di cambiare la modalità, scatti continui, scatta 6 foto, purtroppo solo a 640x480, foto ritocco che ci migliora un po' la pelle, il panorama, sport e notte. Flash che funziona bene, lo mettiamo in automatico. Se andiamo nei video, allora i video si possono girare al massimo a 720p, probabilmente il processore non è abbastanza potente da gestire in 1080p. Qua le impostazioni, una cosa al volo che non ho fatto vedere, le impostazioni della fotocamera, perché è possibile scattare al CIS e modificare, vedete, tutte queste informazioni.
In soldoni, come vengono le foto? Entriamo subito nella galleria, ve lo faccio vedere. Ho scattato un po' di foto oggi, ero su cantieri, e allora entriamo qua nella fotocamera. Beh, prima faccio vedere Buzz come è venuto. Come dicevo prima, le macro vengono bene, guardate, Buzz è venuto molto bene. Queste sono foto che ho scattato appunto oggi, bella anche la profondità di campo dell'autofocus. Queste le classiche immagini, devo dire che anche ai bordi, se andiamo a zoomare, le foto non sono assolutamente male. Questo il controluce, la macro, un'altra panoramica, insomma foto buone anche questa. E anche i video, pur essendo solo a 720p, non sono male. Ovviamente abbiamo tutte le personalizzazioni di LG, quindi la possibilità di rimpicciolire alcuni programmi in finestra, uno di questi è proprio il video. Ci sono poi tutti questi altri programmi che si possono mettere in una finestra, nella finestra appunto Q-Slide, vedete, che può anche cambiare la trasparenza. Un'altra cosa che volevo far vedere è la potenza del flash, che non è male. Questa è una foto che ho fatto in un angolo buio, questo senza flash, un po' di rumore ma nulla di che, questo col flash, devo dire, anche qua non male. Per quanto riguarda invece la riproduzione dei video, beh, qua siamo messi un pochino peggio. Andiamo nella pagina dei test, perché il 1080p non viene supportato, il 720p non viene supportato, supporta solo il 720p a basso bitrate come quelli che gira, il 480p sì, perché sennò veramente sarebbe stato troppo, e girano anche ben fluidi, e così come i DVX che vengono supportati bene. Questo è l'esempio dei DVX. Torniamo alla home. Per quanto riguarda l'audio, come avete sentito prima, potente, sentiamo se anche Bublé è potente. Devo dire che lo è, si può modificare l'equalizzazione solamente con l'auricolare attaccato, c'è la radio FM che funziona bene, ci sono tante applicazioni di LG che abbiamo visto anche su altri telefoni, la possibilità del backup, la possibilità della modalità ospite, quindi possiamo dare il telefono a un'altra persona facendogli usare solamente le applicazioni che decidiamo noi, la gestione delle applicazioni preinstallate che si possono installare o disinstallare, Smart Work è, diciamo, l'app store di LG, e c'è il Quick Remote, come vi dicevo prima, possibilità di comandare con questo telecomandone apparati dotati di infrarossi. Per il resto le personalizzazioni di LG le abbiamo viste, personalmente mi piacciono. Si trova a 299 euro questo telefono. Scusate, è un telefono Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ha zone d'ombra qua e là, sinceramente incomprensibile mancanza del sensore di luminosità, dei tasti retroilluminati, del feed della vibrazione qua sui tasti in fondo, ha un display poco definito, soprattutto sui testi, ma ha un'ottima autonomia, una buona fluidità nonostante il processore piccolo, una bella user interface. Ecco, inutile e poco implementato il pennino, che è un normalissimo pennino capacitivo, lo possiamo usare per muovere le pagine, per spostarci e poco più, perché l'unica funzione che può essere utilizzata in modalità penna è quella degli appunti, se andiamo a inserire un nuovo appunto scritto. Tra l'altro si apre la funzione Q Note, mi sembra che si chiami, adesso qua ci sono troppe Q, è la Quick Memo, scusate, dove si può scrivere sul display guardando il fondo, oppure guardando una cosa bianca, oppure tenendo la scritta e poi andando a girare le pagine. Questo è molto utile, per esempio, se noi prendiamo un numero di telefono al volo, poi andiamo nella interfaccia telefono e andiamo a chiamarlo. Ecco, questa è l'unica implementazione che può essere fatta della penna, quindi diciamo poco implementata. Un telefono che, se costasse 100 euro in meno, sarebbe sicuramente appetibile, così un po' meno. Per HD Blog, Andrea Galeazzi.